Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo appuntamento dedicato qui in Biblioteca Comunale alla figura di Giovanni o Giovannino Guareschi. Come sapete l'occasione, ci sono varie motivazioni, ma l'occasione specifica è il fatto che nello scorso luglio sono appunto stati i 50 anni dalla morte dello scrittore di cui parliamo stasera. Il 68 in Italia è stato tante cose, e tra queste anche la morte piuttosto prematura a 60 anni di Giovanni Guareschi. Allora, io ho varie cosette da dire, ma prima di tutto penso che la cosa migliore sarebbe iniziare da questo video che uno dei due amici qui, Egidio Bandini, che non è parente di Sallustio Bandini ma comunque ha delle ascendenze senesi, mi ha detto prima, che viene dai luoghi di Guareschi, un video che io questo non l'ho visto ma pare molto interessante, durata 12 minuti, se non ci sono problemi tecnici, speriamo di no. Egidio Bandini alla mia sinistra, alla mia destra Alfio Crancic, che è anche soprattutto un disegnatore satirico, un vignettista del giornale e anche di altro, e che ha le sue cose da dire su Guareschi dal punto di vista del discorso prettamente satirico, ma forse anche andando inevitabilmente oltre, perché credo che pochi personaggi come Guareschi si prestino a un discorso complessivo. Allora, per ora vediamo se si parte, così si entra subito nell'argomento biografico con Guareschi. Adesso vi racconto tutto di me. La mia vita non è ciò che comunemente si dice un romanzo. Infatti, e di questo particolarmente mi fanno colpa i miei colleghi, la mia vita ha un principio, un seguito, ma manca della fine. Passando ai dettagli, dirò che sono nato troppi anni fa a Fontanelle, un paese sparso fra l'erba medica della Bassa Parmense. Il fatto increscioso è avvenuto il 1 maggio del 1908, al primo piano della locale cooperativa socialista. Non sono figlio di una cooperativa, però, e mia madre era maestra, insegnò per 49 anni, mentre mio padre si occupava di macchine agricole. Ho scarsi ricordi dei miei primi anni, ma sembra davvero che io fossi un personaggio molto riservato e mi industriassi a non mettermi in vista. Verso i 6 anni qualcuno però si accorse che ero nato, e fu una scoperta sgradevole, perché l'uomo mi colse mentre svaligiavo un susino del suo orto. Non comprese il brav'uomo che io, essendo nato in una rovente atmosfera socialista, non potevo possedere un concetto molto preciso della proprietà privata. Mi trasferì nella stendaliana città di Parma, ma io lo confesso, non mi accorsi che si trattava di una città stendaliana. E qui frequentai le prime 4 classi elementari, imparando quel poco e approssimativo italiano che poi doveva permettermi di scrivere articoli di giornale e libri. Mio padre, che era un fissato delle macchine a vapore, aveva stabilito che io diventassi ingegnere navale, pertanto venni iscritto di prepotenza al locale istituto tecnico. Il primo anno mi riuscì perfetto, infatti mio padre non mi accompagnò in classe, ma mi abbandonò nel corridoio e io potei andarmene sul lungo Parma senza essere notato. Correva l'anno 1918 e io lo lasciai correre, anche perché era un anno difficile, tanto è vero che il 4 novembre scoppiò la pace e incominciarono i guai. Allora, per tenere tranquillo il popolo lavoratore che non aveva la minima voglia di lavorare, avevano inventato quel tipo di lavoro che mi pare si chiama regia. Mi spiego. Si assume un lavoratore, gli si consegna una carriola, pregandolo di non andare a vendersela assieme al badile. Poi gli si fa caricare della terra o della ghiaia nel punto A e lo si induce a portarla nel punto B. Qui lo si convince a riportarla nel punto A. Dopo una trentina di andate e ritorni, il lavoratore ha capito il meccanismo della faccenda e, caricata la ghiaia nel punto A, la porta nel punto B, dove si siede e comincia a giocare a carte con gli amici. Poi gli viene sete e, siccome c'è lì sempre tra i piedi un ragazzino coi capelli alla bebè, lo manda a comprare vino e sigarette.
Durante quel primo anno di istituto tecnico nessuno della scuola mi aveva notato, mio padre aveva molto da fare e mia madre era convinta che non si può strappare un angioletto coi capelli alla bebè dalle gonne della signora maestra e buttarlo come un agnellino tra i lupi nell'inferno della scuola secondaria. Il fatto che io dovessi ripetere l'anno venne accettato pacificamente, ma il secondo anno mi andò male. Mio padre, il primo giorno di scuola, mi portò fin dentro l'aula dove fui costretto a rimanere fino al termine della prima ora. Poi tornai ai miei lavori nel garetto del torrente, ma oramai era troppo tardi. La dannata professoressa di lettere mi aveva notato e non vedendomi più comparire nei giorni seguenti incominciò a domandare ai ragazzi: «Ma quello con la frangetta non viene più?» Allora, coi capelli lunghi alla bebè, facevo molto colpo sulle donne. Adesso, anche coi capelli alla Beatles, non mi riuscirebbe più, anche perché i capelli al paggio non quadrano molto bene coi baffi grigi. Nella scuola, come nella vita militare, l'unica regola valida per chi intende passarsela bene è di non farsi notare. Per questo, il secondo anno di istituto tecnico mi andò male. Mi lasciarono finire l'anno e poi mi spedirono in collegio. Lì mi rapparono a zero, mi introdussero a forza dentro una divisa che mi andava stretta soprattutto nel punto dove doveva essere comoda e ricominciai da capo. Ginnasio adesso. Mio padre aveva litigato con un ingegnere e si era accorto che gli ingegneri sono tutti dei cretini, perciò aveva stabilito che dovessi diventare avvocato. Per la storia diventai un ginnasiotto formidabile e con voti incredibilmente alti, merito della maturità a cui mi avevano portato i compagni lavoratori nel garetto del torrente Parma. Arrivai alla fine della quinta classe come un trionfatore. Sempre per la storia, il collegio è il Maria Luigia di Parma. Era stabilito che io frequentassi sempre da collegiale anche le tre classi del liceo, ma ciò non risultò possibile per una questioncella amministrativa. L'amministrazione del collegio, infatti, nella sua grettezza quasi medievale, non accettava il pagamento della retta in cambiali. Frequentai le tre classi di liceo da esterno, con la spesa complessiva di lire due al giorno, una lira di caffè latte e una pagnotta di pane da una lira per passare il mezzogiorno. In seconda liceo commisi una grave imprudenza. Io fino a quel momento avevo praticato soltanto studentesse che allora conducevano un treno di vita molto sobrio e coi compagni di scuola parlavano soltanto di faccende scolastiche. Conobbi invece una ragazza esterna che, paga della sua licenza di terza elementare, si disinteressava completamente di cose scolastiche, pure possedendo moltissime altre nozioni interessanti. Inoltre aveva vizi perversi come quello di fumare o di andare al cinema. E così mi mangiava in fumo e fotogrammi pagnotta e caffè latte. Superato brillantemente a luglio l'esame di Stato, la famiglia, con la scusa che ero maturo, mi tolse l'appannaggio delle due lire quotidiane. Allora mi iscrissi all'università e incominciai a lavorare per vivere. Così presi appunto il grave vizio di lavorare per vivere e non me ne sono ancora liberato. Provai un'infinità di mestieri: elettricista, caricaturista, cartellonista, xilografo, scenografo, disegnatore meccanico, custode di depositi di biciclette. Non me ne riuscì bene nessuno e allora ripiegai sul giornalismo. Scrissi dapprima sulla Voce di Parma, poi sulla Gazzetta di Parma. Nello stesso tempo facevo la campagna saccarifera 3 mesi ogni anno come aiutante portiere nello zuccherificio di Parma. Fui per un anno anche istitutore al Collegio Maria Luigia, dove tutti mi prendevano sul serio, eccettuati i ragazzini a me affidati. La fortuna però mi aiutò, perché riuscii ad evitare di frequentare l'università e potei affrontare la parte decisiva della mia vita senza essere ostacolato da lauree e diplomi. Frequentai il corso di ufficiale di complemento d'artiglieria di corpo d'armata a Potenza e andai a prestare il servizio di prima nomina a Modena, nel 6° reggimento, comandato allora dal colonnello Marras, che poi diventò generale e capo dello Stato Maggiore. Io invece arrivai fino a tenente e tenente sono ancora. Finito il servizio militare mi trasferii a Milano, dove rimasi 25 anni. Stavano mettendo in piedi alla Rizzoli un settimanale umoristico chiamato Bertoldo. Riuscii ad infilarmi nel gruppo che comprendeva nomi importantissimi come Mosca e il grande Marotta. Lo stesso Saul Steinberg, oggi il più celebre disegnatore umorista degli Stati Uniti, uscì dal Bertoldo. Per cause indipendenti dalla mia volontà scoppiò la guerra mondiale. Io ero stato fascista dal 1922 quando avevo 14 anni. Venni arrestato nel 1942 dai fascisti.
per aver comunicato a Rione Gustavo Modena, Ciro Menotti, Castel Morrone ciò che in quel momento pensavo di tutta la faccenda. Per salvarmi dal processo mi fecero richiamare. L'8 settembre del 1943 fui catturato dai tedeschi, che gentilmente mi domandarono se preferivo continuare a combattere assieme a loro o se preferivo essere mandato in campo di concentramento. Risposi che avevo deciso di continuare la guerra per conto mio e così mi ritrovai in un campo di concentramento presso Varsavia, in Polonia. Fu proprio il periodo della prigionia, quello durante il quale svolsi la più intensa attività della mia vita. Infatti, dovevo innanzitutto fare in modo di rimaner vivo e ci riuscii quasi completamente, essendomi fissato un preciso programma, riassunto dal mio slogan «Non muoio neanche se mi ammazzano». Dicono i miei compagni di prigionia che mi comportai molto bene in quei 19 mesi. Può anche darsi. Quando vennero gli inglesi a liberarmi ero 46 kg, compresi gli stracci che indossavo, i pidocchi, le pulci e gli zoccoli di legno all'olandese. Poi gli americani mi liberarono dagli inglesi e dopo 6 mesi di attesa potei tornare a casa, dove trovai che una sconosciuta aveva occupato il mio letto. Si chiamava Carlotta ed era nata 2 mesi dopo che ero stato catturato dai tedeschi. Mi rimisi subito al lavoro, riconquistato il mio appartamento di Milano occupato da quelli che avevano vinto la guerra, fondai assieme a Mosca e Mondaini il Candido. Incominciai a rompere seriamente le scatole alla gente e continuai imperterrito anche dopo aver ricevuto una condanna ad 8 mesi di carcere per non aver trattato con sufficiente rispetto il Presidente della Repubblica. Poi inciampai contro un pezzo grosso, oggi defunto e monumentato, e mi feci nel carcere San Francesco di Parma 13 mesi di galera e a onor del vero ricevetti un trattamento che solleticava molto il mio orgoglio perché mi vedevo considerato alla stregua dei più stimati professionisti in rapine, furti con scasso, violenze carnali, omicidi, eccetera. Trascorsi i miei 6 mesi di libertà vigilata mi trasferii a Roncole dove abito ancora assieme ai miei 2 figli e alla mia unica ma sufficiente moglie. Ho una motocicletta di 65 cm cubici di cilindrata, un'automobile utilitaria di 500 cm cubici di cilindrata, una moglie e 2 figli dei quali non sono in grado di precisare la cilindrata, ma che mi sono assai utili, in quanto io li uso come personaggi in molte delle mie storie. Mio figlio ha studiato a Cremona ed è geometra, mia figlia ha studiato a Cremona e arrivata alla terza liceo e alla vigilia dell'esame di Stato si è accorta di percorrere una via sbagliata e ha abbandonato la scuola. Attualmente mio figlio e mia figlia, che si chiamano rispettivamente Alberto e Carlotta, gestiscono un piccolo ristorante a Roncole, un'altra delle mie brillanti imprese. Mia moglie soprassiede. Soprassiede a tutto, si capisce, un po' come il sole che illumina e scalda ogni cosa dall'alto dei cieli. Amen. Fra una disgrazia e l'altra ho scritto alcuni libri, La scoperta di Milano, Il destino si chiama Clotilde, Il marito in collegio, La favola di Natale, L'Italia provvisoria, Don Camillo, Lo Zibaldino, Diario clandestino, Don Camillo e il suo gregge, Corrierino delle famiglie, Il compagno Don Camillo. Questi libri sono stati tradotti in tutte le lingue principali, anche in braille per i ciechi, eccettuata la italiana, ed è forse per questo che i critici italiani non hanno mai preso in considerazione i miei scritti. Ho scritto anche sceneggiature tratte dai miei libri e poi rovinate irrimediabilmente dal cinema. Adesso sono seduto alla macchina per scrivere, in mutande perché fa caldo, ma fiero. Ho 1 ora di più di quando ho incominciato a scrivere questa lettera, però non mi sento vecchio. Vorrei essere un gigante smisurato per poter falciare come quel vecchio che vedo dalla finestra sta facendo nel prato di erba medica tutte le antenne della TV che levano i loro tentacoli dal culmine delle case. Detesto i tifosi, anche se un atteggiamento del genere è assai impopolare. Il mio cane si chiama Amleto e zoppica nel treno anteriore. Fisicamente mi presento come un uomo di 56 anni con grossi baffi. Sono sviluppato più nel senso verticale che in quello orizzontale e pertanto sono più alto che largo. Siccome il dottore mi ha proibito di fumare, fumo soltanto quando il dottore non c'è. Dimenticavo l'hobby, tutti hanno un hobby e il mio hobby è originalissimo. Perché ho l'hobby di non avere nessun hobby. Non pratico sport, non credo nelle vitamine. In compenso, credo in Dio. Sono molto grato ai miei genitori di avermi messo al mondo e gratissimo sono al Padre Eterno per non avermi fatto né migliore né peggiore di quello che sono. Io volevo essere proprio così, come sono. Diverso da così, mi andrei largo o stretto. Thank you.
Abbiamo visto questi 12 minuti molto interessanti. Scusate se mi siedo, ma ho qualche appunto, come penso anche gli ospiti, vedo, quindi è necessario sedersi. Dunque, alcune cose sono state già inevitabilmente anticipate da questo video, e tra l'altro un video appunto fortemente autobiografico, come avete visto, doppiamente autobiografico, possiamo dire. Però credo che due o tre altre cose si debbano chiarire, perché parlando di Guareschi, ovviamente io ne parlerò dal punto di vista biografico, legato alla sua attività di intellettuale, perché non si può che definire tale la sua attività di intellettuale poliedrico, perché appunto capace di spaziare dal giornalismo alla letteratura, al disegno satirico e anche non satirico, e quindi un intellettuale sicuramente poliedrico, ma certamente che è passato soprattutto alla storia per il fatto di essere, come accenna a lui stesso, lo scrittore italiano forse più tradotto fra tutti quelli appunto che hanno avuto l'onore di esserlo. E quindi già questo a livello quantitativo, ovviamente la letteratura non è quantità, ci mancherebbe altro, però già questo lo porrebbe in un certo modo. I film tratti dalle sue opere, di questi parlerà soprattutto credo Egidio, però insomma sono film che hanno un loro perdurante successo, perché se voi guardate i passaggi televisivi dei film che riguardano Don Camillo e Peppone, sono sempre i film non solo nel periodo diciamo di magra estivo, ma anche nel periodo di più alta diciamo frequenza televisiva, ecco, è sempre un prime time che viene proposto spesso. Ma andando appunto all'elemento di Guareschi nella storia, Guareschi fu appunto catturato dai nazisti l'8 settembre. Giustamente dicevamo prima con Egidio, c'è un passaggio importante, spesso si cade in anacronismo, nel senso che in molti siti, credo anche su Wikipedia, trovate il fatto che viene detto che lui praticamente era stato arrestato in quanto non aveva voluto combattere nella Repubblica Sociale Italiana. Ora è un piccolo grande anacronismo, perché come qualcuno dovrebbe sapere, l'8 settembre ancora non c'era la Repubblica Sociale Italiana, quindi la scelta che lo stesso Guareschi indica è quella di un deciso rifiuto, che lui pagò in modo molto caro, di combattere appunto a fianco dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943. È molto facile dopo rievocare quello che sono stati magari le proprie esperienze in un campo di concentramento e magari abbellirle in qualche modo. Guareschi, da quello che risulta da plurime testimonianze, ma sicuramente Egidio potrebbe aggiungerne altre, fu davvero come si descrive, cioè lui riuscì all'interno di questi 2 anni circa di campo di concentramento non solo a sopravvivere, ma anche a vivere in modo degno. Lui stesso ha detto: non abbiamo vissuto come bruti. Ecco, questo è una cosa che davvero gli dà una dignità, un salto di dignità, se possibile superiore anche agli altri sopravvissuti, perché lui era una guida morale e riusciva ad essere, come si può immaginare, ironico e a tratti divertente anche in un contesto che ovviamente era la negazione stessa anche del potenziale divertimento e della potenziale ironia. E questo è una cosa che credo veramente sia unica, ecco, veramente da sottolineare in modo positivo, e c'è una convergenza di testimonianze su questo che credo vadano davvero sottolineate.
Ma poi c'è un altro elemento a cui lui non accenna in questo video per niente: le elezioni del 1948. L'elezione del 1948, uno spartiacque decisivo, come sapete, e Guareschi ovviamente era schierato in senso anticomunista, come ha sempre orgogliosamente dichiarato, e lo slogan politologico suo, no? È famosissimo quello di votare secondo coscienza perché Dio vede mentre Stalin no. È uno slogan che nessuno riuscirà mai ovviamente a quantificare quanti voti abbia portato al fronte egemonizzato dalla Democrazia Cristiana, ma sicuramente fu uno slogan straordinariamente vincente, forse uno degli slogan più azzeccati di tutto il Novecento in un passaggio decisivo. Ecco, per capire il personaggio, lui, forse a differenza di molti intellettuali che oggi passerebbero all'incasso con, in questo caso, la Democrazia Cristiana, visto che si era schierato in modo così deciso, così forte, vincente, lui non fece questo. Come è stato ricordato, fu prima condannato per vilipendio al capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Non lo dice nel video, era Luigi Einaudi, ma la vignetta, se non sbaglio, non era neanche sua. Lui fu condannato perché era il direttore, quindi rispondeva di ciò che veniva pubblicato, come sapete, e questa vignetta era una vignetta in cui si metteva in evidenza una sorta di conflitto di interesse del presidente, ma prima senatore, Luigi Einaudi, che praticamente nell'etichetta del suo nebbiolo, del suo vino, metteva il fatto di essere senatore. Veniva preso in giro per questo, indubbiamente suscettibile, una grande figura quella di Einaudi per molti aspetti, ma sicuramente particolarmente permaloso, e lui fu condannato a 8 mesi per questa vignetta, peraltro appunto non sua. E questo già è significativo anche del fatto anche di assumersi direttamente le sue responsabilità. Per legge era così, ma probabilmente altri avrebbero cercato in qualche modo di addossare all'autore la responsabilità. E poi la questione veramente drammatica: Guareschi fu l'unico giornalista, è stato l'unico giornalista nella storia del giornalismo italiano a andare in carcere. Ora, la questione è molto molto complessa. Le lettere che lui pubblicò agli inizi del 1954, in cui si diceva che De Gasperi, per il quale lui era stato schierato in modo deciso ed esplicito in passato, e De Gasperi avrebbe caldeggiato, uso il condizionale perché ovviamente qui non si può non usarlo, De Gasperi avrebbe caldeggiato il fatto che gli alleati bombardassero le città italiane, bombardassero Roma per fiaccare la resistenza della popolazione e quindi sconfiggere il nazifascismo. Ora, a parte una considerazione proprio tra parentesi, che questa è la motivazione, non c'era bisogno di questa lettera, di queste due lettere, vere o false che siano, perché è quello che dicevano sostanzialmente gli stessi alleati quando bombardavano, specialmente gli inglesi, bombardavano obiettivi civili. La giustificazione che è risaputa era quella di appunto fiaccare la resistenza psicologica degli italiani e spingerli a reagire contro i nazifascisti. Ma questo episodio veramente amaro portò appunto a 13, a più di un anno quindi di galera da parte di Guareschi. Ripeto, unico giornalista veramente che si è andato in galera in tutta la storia del giornalismo italiano dall'Unità d'Italia in avanti. Questo credo, ripeto, da parte di un leader della Democrazia, al partito per il quale lui aveva fatto una campagna elettorale efficacissima nel 48 e anche personalmente aveva, in tempi passati e precedenti, aveva sostenuto. Questo fa capire, insieme a tante altre cose su cui ora non mi dilungo perché non voglio rubare spazio a chi
è venuto a trovarci per parlare di questa figura. Dico solo, ecco, una cosa veramente conclusiva, almeno per ora, che la cosa veramente curiosa, quasi forse paradossale, è che Guareschi fu, dal punto di vista ovviamente politico, dal punto di vista storico, fu soprattutto un uomo convinto e un fervente anticomunista. L'unica forza politica che non gli ha mai creato problemi concreti, diciamo, di galera, è stata proprio la forza il Partito Comunista, nel senso che lui, uomo di destra, è andato, si è fatto 2 anni di campo di concentramento a causa dei nazisti, come detto, è stato ha avuto i problemi, la condanna a 8 mesi per la questione di Einaudi, quindi un liberale, liberista come il presidente appunto della Repubblica Luigi Einaudi, poi quello che ho appena detto da parte di del leader della Democrazia Cristiana, il paradosso appunto che i suoi nemici politici più con i suoi nemici politici più espliciti, cioè i comunisti, si è limitato alle celebri battute che anche con Togliatti abbondavano. Togliatti aveva detto di lui che era, di Guareschi, 3 volte cretino moltiplicato per 3, insomma cose di questo genere. Quando morì l'Unità disse che era morto uno scrittore che non era mai nato. Ecco, questo chiaramente giudizi lapidari, trancianti, a cui lui ovviamente poi replicava da par suo, però appunto il paradosso è che in galera o nei campi di concentramento ci è andato appunto per quelli che in qualche modo sicuramente erano meno lontani di quanto potevano apparire i nemici comunisti. Ecco, cedo la parola a questo punto, chi vuole iniziare? Facciamo, va bene, allora ecco alla mia destra Alfio Krančić, che ci illumina dal punto di vista anche direi del disegnatore, ma non solo. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione per aver pensato a me per questa manifestazione. Guareschi è una figura estremamente complessa. Diciamo alla caratura politica dell'anarchico, se vogliamo, perché il bastian contrario, no, come viene definito sovente, ha proprio questa interfaccia, no, quella cioè del rifiuto del potere, cioè lui si trova sempre a combattere questo potere, pur essendo, come diceva giustamente il nostro presidente, vicino a certe tematiche e a certi movimenti politici, come poteva essere la Democrazia Cristiana del 48, eccetera, nella lotta contro il comunismo. Ma nonostante questo, lui si è sempre trovato a combattere contro. Ma vediamo un attimo quello che è l'aspetto puramente satirico che a me interessa particolarmente. Innanzitutto, ecco, voglio fare questa piccola premessa. Guareschi io l'ho cominciato a conoscere non tanto per i film, perché negli anni 60 non è che venissero dati a ripetizione, probabilmente avevo visto qualcosa eccetera, però dove l'ho cominciato a conoscere fu leggendo Il Borghese. Leggendo Il Borghese, Guareschi aveva una rubrica che era quella della famiglia Bianchi. Ora io non mi ricordo esattamente, sono passati molti anni fa, e tutta la raccolta del Borghese purtroppo che avevo l'ho persa durante un trasferimento, un trasloco. Ricordo benissimo che queste avventure, diciamo fra virgolette, della famiglia Bianchi erano di un umorismo incredibile, e era la rappresentazione della classica famiglia italiana, no? Un po' suddivisa politicamente, per cui c'era il padre che era un cattocomunista progressista, la madre che era una reazionaria,
una conservatrice, la figlia che era una beat, eccetera, per cui era completamente diciamo così proiettata verso quel mondo che nasceva negli anni 60, e il figlio invece era un reazionario, dico un neofascista quasi, insomma, per come si esprimeva, eccetera, per le sue cose. E mi è venuto, cioè ho trovato questa cosa qui che è molto carina, no? Perché e la vorrei proporre. Dunque, un piccolo passo tratto dalla famiglia Bianchi. C'è questo Don Giacomo, che naturalmente è un prete, un giovane prete progressista, non so se è un prete operaio o meno, ma insomma comunque era uno di quelli che negli anni, alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60, cominciavano a venire fuori, anche grazie al Concilio Vaticano II. Questo Don Giacomo si presenta alla famiglia Bianchi e chiede, dice, bisognerebbe formare un comitato di parrocchiani con idee progressiste. E il padre naturalmente risponde entusiasta, io ci sto, perché naturalmente lui era un catto comunista, eccetera. Dice, io ci sto, affermò fiero il signor Bianchi. E la signora, chiede il sacerdote rivolto alla moglie, no, in famiglia c'è un cretino e basta, cioè il marito. Questo era un po' lo spirito di narrativo di questa. Io non so se questi racconti possono stati raccolti, perché sarebbero perfettamente. Sono stati raccolti? No, non ancora. Perché sono veramente degli evergreen, sono dei racconti che anche oggi, come del resto i film, come del resto i racconti di Don Camillo e Peppone, insomma, sono cose che anche oggi andrebbero lette e con gusto. Andando invece sull'aspetto diciamo grafico satirico di Guareschi, ecco, io ho fatto alcune considerazioni. Innanzitutto la satira politica di Guareschi si distanzia da quella che in quegli anni andava per la maggiore. Faccio un esempio, che poi naturalmente questa satira è stata ripresa dopo da Forattini, eccetera. Questo era il quadro, la sceneggiatura delle vignette di quel tempo lì. Due persone, due borghesi, due piccoli borghesi, eccetera, discutono fra di loro, uno pone una questione e l'altro fa la battuta. Diciamo che soggetti della vignetta erano persone comuni, non avevano un nome, roba del genere, difficilmente appariva il politico. Con Guareschi entrano i politici, Togliatti, De Gasperi, eccetera, tutto quanto. Quindi lì abbiamo proprio la focalizzata la figura del politico, e da qui nasce secondo me la satira moderna, che poi sarà ripresa da Forattini, Giannelli e modestamente un po' anche da me, ma è quella che ha portato ad essere i politici soggetti della vignetta. Questo è tanto per una prima considerazione. Poi Guareschi aveva un'idea precisa dell'umorismo. Lui intendeva dire che era semplificazione e sintesi, e su questo non ci sono dubbi, perché la vignetta, ma anche il racconto breve, insomma, ma la vignetta soprattutto, il disegno deve essere fulminante. E lui diceva, aveva questi tre verbi che proponeva: semplificare, pulire, sguarnire. Questo è il disegno doveva essere ridotto all'osso, cioè il racconto del disegno doveva essere preciso, semplice, lineare ed è immediato. Questo era, ed infatti quello che diciamo che è la prerogativa della satira disegnata è proprio questo, che è la sintesi. Poi un'altra considerazione che vorrei fare. Guareschi inizia la sua attività di umorista negli anni 30, fino a dopo continuò, eccetera, ma diciamo in quell'Italia
in cui viveva ancora, vestiva ancora i panni del d'annunzianesimo, della retorica, quindi in tutte le manifestazioni, grandi discorsi roboanti, eccetera. E lui infatti dice, afferma che la retorica gonfia, impennacchia ogni vicenda, la satira la sgonfia. E questo è un aspetto rivoluzionario in quell'epoca lì, perché se noi facciamo mente locale, in situazioni, diciamo, se uno pensa a quello era la narrazione che veniva fuori dai cinegiornali, dalla stampa e roba del genere, queste cose qui, e la satira diventa avversiva. Si pone proprio in contrasto, in netto contrasto con quella che è la vulgata allora corrente. E poi c'è un'altra cosa, un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare. Guareschi diceva, l'umorista è chi sa vedere l'oggi con l'occhio del domani. E anche qui diciamo che viene fuori la figura dell'intellettuale, perché l'intellettuale ha sempre una marcia in più rispetto, deve avere una marcia in più, deve sapere anche, prevedere quello che avverrà, accadrà. E diciamo che lui è stato, un preveggente sotto certi aspetti, perché basti pensare a quella che è stata l'evoluzione o l'involuzione, se vogliamo, dei due grandi partiti di massa di allora, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Entrambi hanno perso per strada, diciamo, quelle che erano le loro caratteristiche principali, no? Per poi affluire negli anni, fine anni 90, dopo Tangentopoli, eccetera, e per arrivare agli anni 2000, confluire come due fiumi che improvvisamente entrano in un unico fiume, e viene fuori questo movimento politico che ha diciamo valenze cattoliche e di sinistra. Basti pensare quello che è stato il PC, il DS, eccetera, ora non mi ricordo esattamente come si chiamasse, nel momento in cui confluì la Margherita confluì dentro questo partito di sinistra, ma la Margherita erano i vecchi popolari, cioè i vecchi democristiani, per cui anche qui lui aveva avuto questa preveggenza, secondo me, lui aveva capito che anche nella narrazione di Don Camillo e Peppone ci sono questi aspetti qui di confluenza, non dico alleanza, ma insomma di simpatia, che i due personaggi fanno vivere. Ecco, queste sono, diciamo, un po' le situazioni. Poi mi piacerebbe ricordare anche un'altra cosa. Guareschi ha fatto un film insieme a Pasolini che si chiama La rabbia, poi magari ne parleremo più diffusamente. La cosa incredibile è questa, che questi due personaggi che allora negli anni 60 erano completamente agli antipodi, no? Poi magari l'ultimo Pasolini bisognerebbe vedere un po' anche lui dopo, forse viaggiava verso altri percorsi, magari verso una visione più guareschiana, se vogliamo, della politica, ma in quel periodo lì, era gli anni 60, ora non mi ricordo esattamente se era il 63, furono fatti queste, fu diviso in due parti il film, ma Pasolini poi venne in forte contrasto con Guareschi, tant'è che poi lui ritirò la firma dal film, dice non lo riconobbe, insomma ritirò la firma un po' come hanno fatto Saviano e Vauro in questi giorni, insomma anche loro hanno ritirato la firma dal ci hanno messo un po' più di tempo, Pasolini lo fece subito. E Guareschi scrisse una cosa molto carina e anche molto che fa pensare un po', perché
quasi ci fosse un retropensiero umoristico. Comunque ne possiamo parlare. Lui dice che se la figura del fesso l'avessi fatta io, quel film avrebbe fatto in modo di proiettarlo anche ai pinguini dell'Alaska. Ora, noi sappiamo che in Alaska non ci sono pinguini, ma insomma, però forse voleva dire che anche a coloro che non esistono proprio. E queste sono quelle uscite incredibili di umorismo che riusciva a trarre fuori da se stesso. E lui fu accusato da Pasolini di essere un conservatore, un reazionario. Ma Guareschi rispose dando una risposta, secondo me, che colpì veramente, cioè colpisce anche oggi, perché Guareschi disse che il vero conservatore era Pasolini, perché era, diciamo che viaggiava in quella che era l'alveo del pensiero comunista, naturalmente progressista, che in quegli anni poi stava per diventare predominante nell'ambito politico italiano. E quindi lui sì, era un reazionario, ma fondamentalmente lui era, secondo me, un anarchico reazionario. Quindi rispetto a Pasolini, lui era più rivoluzionario dello stesso Pasolini. Questa potrebbe essere un'ipotesi di discussione, eccetera, eccetera. Bene, ora io lascio la parola all'amico Egidio. Bene. Allora, dopo questa testimonianza da parte di Alfio Crancic, a cui magari poi dopo faremo ritornare la parola, ecco Egidio Bandini, che dalle terre, proprio dalle terre di Guareschi viene, che ci parla del suo rapporto, del rapporto fra Guareschi e il cinema, ma ovviamente, come è stato fatto anche ora rispetto al rapporto tra Guareschi e il disegno, si va anche oltre. Grazie, buonasera a tutti, sto seduto anch'io perché sono stati seduti gli altri, avete pazienza. Posso alzarmi? Alzo, anche perché sono già piccolo di mio, se poi resto seduto peggioro la situazione. È verissimo tutto quello che hanno detto sia Raffaele che il maestro Crancic. Guareschi, disegnatore, nasce forse per primo, prima ancora del giornalista, dello scrittore, dell'umorista, perché Guareschi comincia con i numeri unici a Parma negli anni 20. A fare dell'umorismo, della satira nei confronti dei personaggi della nostra città, della sua città, dico nostra perché sono più o meno di quelle parti. Negli anni 30 la questione si complica un po' di più perché Bertoldo fa satira sotto il regime fascista e quindi i rischi erano diversi. Allora arrivavano davvero le veline dal Ministero per la Cultura Popolare, non quelle di Striscia la Notizia, ma le veline in foglio, che dicevano: è sgradita ad un grande numero di lettori la rubrica tale, per cui si prega caldamente, praticamente diceva, togliete quella rubrica perché la gente non la sopporta. Non si poteva parlare di cronaca nera, non si poteva dire che c'erano furti, che le cose andavano male, eccetera, eccetera. E ogni tanto il giornale veniva sequestrato dalle edicole, era un bisettimanale, il Bertoldo usciva due volte alla settimana. E successe due volte con due vignette per le quali Guareschi rischiò anche dei guai. La prima era una vignetta che ritraeva Sandokan che andava all'arrembaggio e dalla nave Corsara urlava all'arrembaggio Tigrotti di Mompracem. Tutti andavano all'arrembaggio fuorché uno che restava seduto a fumare la pipa. E uno dei pirati dice: ma tu cosa fai? Non vai all'arrembaggio? No, io sono di Gallarate. Quindi, non essendo di Mompracem, si riteneva esonerato dall'andare all'arrembaggio. Il podestà di Gallarate protestò con una lettera di fuoco nella quale diceva che Gallarate aveva dato tot eroi, tot martiri, eccetera, eccetera. Giornale sequestrato. L'altra vignetta era una casa nobiliare, il salotto buono, il maggiordomo scende le scale e dice: signora, le devo dare una triste notizia, il signore ha tirato le pegamoidi. Ora, in epoca di autarchia, non c'era il cuoio, ma c'era la pegamoide che era un succedaneo artificiale del cuoio, quindi non poteva dire ha tirato le cuoia, ha detto ha tirato le pegamoidi.
insulto all'autarchia, non si possono fare vignette di questo, sequestrato ancora il giornale. In quell'occasione arriva una telefonata in redazione, Guareschi era il caporedattore, e la segretaria dice: signor Guareschi, c'è Sua Eccellenza al telefono. Dice: come Sua Eccellenza chi? Sua Eccellenza. Prende in mano il telefono e dice: sono Guareschi, buongiorno, sono Benito Mussolini. Ah, Eccellenza, dica, ho saputo che il giornale è stato sequestrato. Sì, mi spiace, sa. No, cioè, a me non interessa niente, la mia copia me la manda lo stesso, però. Era uno dei più affezionati lettori del Bertoldo. Questo per dirvi come la satira effettivamente ha ragione Alfio nel dire che va oltre, asciuga la retorica di cui il regime fascista era infarcito. Quando Guareschi inventa il personaggio del Trinariciuto, immediatamente un comunista scrive al Candido e dice: ah, lei continua a prenderci in giro con questi Trinariciuti, dice che noi abbiamo il fumo nel cervello, eccetera eccetera. Lei non pubblicherà mai questa lettera perché io sono un compagno. Guareschi non solo pubblica la lettera, dice: caro compagno, come vede, io non solo ho pubblicato la lettera, ma le rispondo anche e le dico che la terza narice non è una prerogativa di voi comunisti. Anzi, ci sono stati 20 anni in cui la terza narice era molto diffusa, ma veniva tenuta accuratamente nascosta perché non si poteva far vedere. Ma poi le dirò di più: quando mi alzo alla mattina e penso che è quello che ho scritto il giorno prima, vado a guardarmi allo specchio, occhio alla terza narice. Prendeva in giro se stesso, che è la cosa che gli italiani sanno fare meno. Di solito non amiamo molto essere autoironici, non ci prendiamo molto in giro, ci prendiamo molto sul serio. Guareschi ha sempre avuto un rapporto, e vengo a quello che dovevo dire, non parliamo di De Gasperi, del processo della rivista Life, che ha dedicato 9 pagine a Guareschi e il titolo era: ecco l'uomo che ha fatto vincere De Gasperi. E non è passato all'incasso. La prima vignetta che Guareschi pubblica sul Candido dopo le elezioni del 48, in prima pagina, è la vignettona grande dove si vede De Gasperi che entra in Parlamento e davanti c'è l'Italia che lo ferma, lui ha lo stemma della DC sulla giacca, e l'Italia dice: presidente, il distintivo in guardaroba. Questo era Guareschi dopo il 18 aprile del 48. Quindi figuratevi poi cosa è successo. E comunque Guareschi ha sempre avuto un rapporto conflittuale con quelli che chiamava i cinematografari, che erano gli uomini della Cineriz di Rizzoli, che avevano il compito di produrre questi film, perché secondo lui tradivano il messaggio contenuto nei racconti di Mondo Piccolo, che poi erano quelli di Peppone Don Camillo. Accade che iniziano a girare il primo film nel 51 e Guareschi viene assoldato per interpretare Peppone. Gino Cervi doveva interpretare Don Camillo, tanto che aveva fatto un provino e c'era una fotografia di Gino Cervi vestito da prete che doveva interpretare Don Camillo, e il regista Duvivier comincia a far girare a Guareschi, siccome Gino Cervi era impegnato in teatro, la prima scena, che è l'intervallo della partita di calcio, nella quale Peppone prende per il collo il falchetto e dice: se non segni entro i prossimi 2 minuti ti polverizzo il sedere a pedate. La scena viene ripetuta 14 volte. E Duvivier a un certo punto dice: signor Guareschi, lei è meglio che continui a scrivere. E Franco Interlenghi, allora 19enne, che interpretava il ruolo del falchetto, a lui Guareschi fu molto riconoscente perché disse: almeno non mi ha picchiato, perché dopo 14 volte che lo prendevo per il bavero, almeno non mi ha picchiato. La coproduzione francese pretende Fernandel arriva e Gino Cervi viene chiamato per interpretare Peppone. A Guareschi non andava bene nessuno dei due. Lui manda una lettera di fuoco al commendator Rizzoli dicendo che Fernandel ha una faccia da cavallo, e per avvalorare la tesi allega una fotografia di Fernandel di profilo, e che è acceso, sì, era troppo rotondetto e pulitino per fare il sindaco comunista. Ma questo non perché lui fosse contrario a questi due grandissimi attori, ma perché temeva che due attori così famosi potessero fagocitare i personaggi. È successo l'esatto contrario, perché oggi chi pensa a Fernandel pensa a Don Camillo e chi pensa a Gino Cervi pensa a Peppone, forse a Maigret qualcuno, ma più che altro a Peppone. Ecco, a proposito di Maigret e di Peppone, l'unica cosa che aveva funzionato nell'interpretazione guareschiana di Peppone erano i baffi. E quindi quando arrivò Gino Cervi, che era senza baffi,
gli vennero applicati i baffi finti per girare il primo film nei panni di Peppone. Ora gli attori sono molto scaramantici e Gino Cervi ha girato tutti e cinque i film con i baffi finti. Se li ha fatti crescere solo per fare Maigret. I baffi di Maigret sono quelli originali, invece quelli di Peppone no, sono fasulli. Come lo stesso Fernandel era un omino, portava il 41 di scarpe. Gli facevano mettere delle scarpacce del 46 perché Don Camillo doveva avere dei piedoni enormi. Quasi sempre veniva ripreso dal basso per renderlo più imponente e a volte quando c'era un dialogo con un attore più alto di lui veniva messo su uno sgabello e venivano ripresi a piano americano per evitare che si vedesse la insomma, Don Camillo doveva essere un pretone gigantesco. Fernandel era tutto fuorché quello. Ma a un certo punto Guareschi si ricrede e scrive: Gino Cervi assomiglia moltissimo al mio Peppone. Uno, perché era bolognese Cervi, e quindi chi meglio di un bolognese, di un emiliano, può interpretare un emiliano. Mentre Fernandel non assomiglia affatto al mio pretone, ma è talmente bravo che adesso quando scrivo un racconto di Mondo Piccolo mi ritrovo a far lavorare un prete che ha i denti e il sorriso di Fernandel. Effettivamente Fernandel era bravissimo, credibilissimo, al punto che succede, viene invitato dal Papa, da Pio XII in Vaticano, per un'udienza Fernandel. Pio XII aveva visto il primo film ed era rimasto entusiasta, a differenza di tanti altri preti. Fernandel va in borghese, in Vaticano, accompagnato dalla figlia. Poi rilascia un'intervista a un giornale francese nella quale dice: io quando sono arrivato mi sono trovato a disagio, perché vedevo tutti questi prelati, sacerdoti, vescovi, eccetera, che come mi vedevano passare mi salutavano. All'inizio sono rimasto sconcertato, poi ho capito che mi salutavano come se fossi un collega. Erano tutti convinti che in realtà fosse un prete, al punto che un giorno a Brescello Fernandel girava in paese nell'intervallo fra una ripresa e l'altra e lo avvicina una bambina che ha in braccio una bambola e dice: Don Camillo, battezzate la mia bambina. E lui la guarda e dice: ma guarda che io non sono un prete vero. E la ragazzina lo guarda e dice: sì, ma anche la mia bambola non è una bambina vera. Mentre due sposi dal meridione d'Italia mandano una lettera a Don Camillo, quindi a Brescello, parroco di Brescello, chiedendo che Don Camillo li vada a sposare. Chiaramente la lettera arriva dal parroco del paese, il quale sa benissimo che Don Camillo non è un prete vero, e questo chiede a Fernandel: cosa facciamo? E Fernandel dice: guardi, faccia così, dica che Don Camillo è impegnato per quel giorno, già per precedenti irrinunciabili doveri, però manda loro la sua benedizione. Quando ci fu l'alluvione del 51, un'alluvione tremenda che fece 200 e passa morti nel Polesine, arrivarono dei pacchi di vestiti e di generi di prima necessità indirizzati alla gente di Peppone e Don Camillo. E quando Guareschi lo venne a sapere, scrisse sul Candido: non mi sono più sentito un cretino qualsiasi, ma un cretino importante. Perché era talmente vero quello che raccontava che la gente si era convinta che Don Camillo e Peppone fossero davvero il parroco e il sindaco di Brescello. Ancora oggi c'è gente che va a Brescello e chiede dove al cimitero sono sepolti Peppone e Don Camillo, convinti che fossero davvero il prete e il sindaco del paese. Questo è uno dei tanti motivi per cui i racconti e i film di Guareschi funzionano benissimo ancora oggi. Questi personaggi sono talmente veri, talmente verosimili, da non dare neanche l'impressione di poter essere falsi. Don Camillo e Peppone sono molto umani, così come è umano il Cristo. Per quanto uno possa pensare che far parlare Dio, mettere in bocca le proprie parole a Dio, possa essere azzardato, ed è quello che alla fine Guareschi fa, perché per chi ci crede il Cristo crocifisso non è altri che Dio. Ma in realtà questo Cristo è molto umano, anzi è umanissimo, al punto che non soltanto Don Camillo lo prende in giro, perché ricorderete la scena di quando il figlio di Peppone è malato, Peppone prende 5 grandi ceri, li porta in chiesa, li dà a Don Camillo, il quale Don Camillo vuole accenderli davanti al Cristo,
E Peppone dice: no, no, quello è uno della vostra cricca, accendeteli davanti a quella là, indicando la Madonna. E allora Don Camillo li accende davanti alla Madonna, Peppone se ne va e Don Camillo dice al Cristo: dovete aver pazienza, Gesù ha un figlio che sta molto male. Eh sì, dice, ma a me non interessa quello che dice di me, però mi dispiace che abbia chiamato mia madre quella là. Avete capito male. Ha detto: accendeteli davanti alla statua della Madonna in quella cappella là. Quindi lo prende in giro Don Camillo, pensa che Cristo sia un fesso, che non sa benissimo quello che ha detto Peppone, figuriamoci se non lo sa. Ma per Don Camillo no. E questa è l'umanità di questo Cristo, che addirittura a un certo punto, quando succede l'avventura dei uomini due vacche 100, quando vanno a mungere nella stalla di notte per lo sciopero, rientrano, arrivati in canonica, Peppone dice a Don Camillo: ma io avevo un mitra. Mitra? Che cos'è? Non sono pratico. Io non lo so come andrà a finire, ma comunque troverò sempre un cannone da 47 per sparare sulla canonica. E Don Camillo risponde: e io troverò un mortaio da 81 per rispondere al fuoco sulla casa del popolo. Peppone se ne va e Don Camillo va a fare il rapporto al Cristo. E ci avete sentito a Gesù cosa ha detto? Ha detto che lui troverà sempre un cannone da 47 per sparare sulla canonica. Sì. E tu cosa hai risposto? È che troverò un mortaio da 81 per sparare sulla casa del popolo. Eh sì, Don Camillo, ma il guaio è che tu il mortaio da 81 ce l'hai davvero. Di Gesù, sapete, sono quelle cianfrusaglie di cui uno non riesce a liberarsi. Sì, va tutto bene, ha sempre ragione Don Camillo, finché non commetterà qualche soperchieria. E Don Camillo dice: di questo non ho assolutamente timore, perché ho il miglior consigliere dell'universo. E, scrive Guareschi, il Cristo non seppe più cosa rispondere. Questo ci dimostra che il Cristo è umano, non è altro che la nostra coscienza, è la coscienza di Don Camillo, è la coscienza di Guareschi alla fine, perché poi Don Camillo, Peppone e il Cristo sono tre facce di Guareschi, non sono altro. E quindi è tutto qui, il segreto è questa umanità straordinaria che rende questi personaggi verosimili, anzi forse più veri del vero. Il maestro Verdi soleva dire che la terra simile a sé abitator produce, e la bassa, da dove vengo anch'io, sono un prodotto del Po come Guareschi, ha prodotto questi personaggi, Giovannino Guareschi e Giuseppe Verdi, il quale affermava che copiare il vero può essere bello, ma inventare il vero è molto meglio. E Guareschi questo ha fatto, ha inventato il vero. I personaggi dei film, di queste storie, dei racconti, sono talmente verosimili da sembrare più veri del vero. E la loro attualità sta tutta lì, nel fatto che ce li ritroviamo di fronte e li abbiamo conosciuti. Chi di noi non ha nella propria vita, nella propria esperienza, un Bigio, uno Smilzo, una Desolina, una Celestina del Fagiano, un Peppone, un Brusco o chi per essi? O il farmacista Bognoni del compagno Don Camillo? Ce li abbiamo tutti. E alla fine siamo tutti immersi in questo piccolo mondo che è il mondo del nostro quartiere, della nostra città, del nostro paesello, di dove siamo, del piano del condominio. È tutto un mondo piccolo. Ed è lì il segreto che fa sì che questi racconti, questi film ancora oggi funzionino benissimo. Il film La rabbia, e mi fermo, è un film straordinario. Questo Gastone Ferranti, che era proprietario del cinegiornale Tempi Moderni, nel 63 pensa di fare il film del secolo e innanzitutto affida tutto quanto a Pasolini, un film che si basava su questo, perché la nostra vita è dominata dalla guerra, dal timore della guerra e dalla paura. Pasolini monta questo film con spezzoni di cinegiornale e fotografie, però a Ferranti non piace perché è visto solo da una parte, così comincia a chiedere ad altri intellettuali non di sinistra di girare la seconda parte del film. Lo chiede Vigorelli, lo chiede Montanelli, tutti rifiutano, Guareschi dice di sì. E così si ritrova a Roma a montare anche lui la seconda parte di questo film. Ferranti è un abile pubblicitario, un abile comunicatore, e così dice che i due non si vogliono vedere, che lui è stato costretto ad erigere un muro fra i due studi di montaggio perché non vogliono neanche incontrarsi.
tutte frottole. Addirittura all'epoca fa fare uno spot da trasmettere in televisione nel 63, fa uno spot televisivo per reclamizzare il film, spot nel quale Guareschi scrive una lettera a Pasolini e Pasolini scrive una lettera a Guareschi. In realtà i due non solo si conoscevano, ma si stimavano anche. Nella biblioteca di Guareschi ci sono i testi di Pasolini e Pasolini certamente avrà letto qualche cosa di Guareschi. Poi è chiaro che le idee erano completamente opposte. Il film, e ve lo dico con cognizione di causa, visto oggi è inguardabile. Ha 55 anni e li dimostra tutti. Ci sono delle parti nelle quali tutti e due dimostrano di essere dei veri geni e guardano e vedono veramente avanti. Guareschi parla degli abusi edilizi, parla delle coppie gay, parla dei rapporti genitori-figli, di quello che succede quando la gente crede di essere in contatto con una massa e invece si ritrova sempre più sola. Parla di come basta saper camminare in mutande per avere un mestiere. E Pasolini, quando fa il suo mestiere, che è quello del poeta e del cineasta, è inarrivabile. La parte che riguarda Marilyn Monroe, per me, è uno dei capitoli più belli del cinema italiano. È straordinaria. E poi c'è la presa in giro di Sophia Loren, di Ava Gardner, Sophia Loren che va a vedere la macellazione delle anguille a Comacchio, è divertentissima. E poi la parte in cui fa vedere questi africani e dice colore, la nuova paura si chiama colore, fanciulli dagli occhi neri e dalle nuche ricciute che vogliono con innocente violenza invadere il nostro mondo, 55 anni or sono, non se ne parlava neanche lontanamente e questo era Pierpaolo Pasolini. Poi per il resto, quando attacca a parlare di Cuba, di tutte quelle cose lì, per l'amor di Dio. Ma lo stesso Guareschi, quando prende in giro l'Inghilterra, la regina Elisabetta era stata da poco incoronata perché era morto il padre, e sul Candido a un certo punto compare uno stelloncino con la foto della regina e sotto c'era scritto: la regina Elisabetta è stata colta da un attacco improvviso di influenza, nota della redazione e chi se ne frega. Quindi non è che fossero molto generosi. Quindi ci sono tantissime storie, tantissimi aneddoti che si potrebbero raccontare fino a domani mattina. Però Guareschi probabilmente aveva torto, perché i film hanno avuto un successo straordinario. Voi pensate che il primo Don Camillo, Sono in Italia, incassò 1.560.000.000 nel 51. Oggi è una cifra che non si potrebbe neanche scrivere probabilmente. Pensate al 51, cioè 6 anni dalla fine della guerra, c'erano solo i cinema parrocchiali. Il ritorno di Don Camillo in Francia è stato in programmazione 54 settimane. Quindi immaginatevi il successo di questi film, che a lui non andavano bene, ha litigato con tutti in continuazione perché avevano stravolto le sceneggiature che lui aveva scritto. Ora, i film che aveva immaginato Guareschi non li abbiamo visti, non possiamo sapere come sarebbero. Questi li abbiamo visti, il successo che hanno avuto l'abbiamo visto, quindi forse avevano ragione i diversi Duvivier, Carmine Gallone, Camerini e compagnia. O forse no, purtroppo non lo sapremo mai. Grazie. Dunque, ringraziamo Egidio per la sua testimonianza, ovviamente documentatissima, non è che questo ci meravigli, ma anche appassionata, davvero appassionata, e che credo abbia saputo rendere almeno una parte del vitalismo di Guareschi.